Bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter. Vi scrivo mentre preparo la marmellata di mele. Sì, perché ho un terreno, ci crescono delle mele. È d'inverno, mi piace mangiare la marmellata, ma come ogni scrittore, dove siete? Qua. Come ogni scrittore, naturalmente sono soggetto a vivere in, diciamo, relativa bolletta. E quindi la marmellata me la faccio io. Che poi è anche piacevole, ma perché questo discorso è un po' astruso? Vi spiego subito. Ultimamente, con grande piacere e devo dire anche abbastanza onorato della cosa, ho ricevuto e ricevo richieste di leggere da parte di scrittori, richieste di leggere i loro racconti, le loro opere, i loro romanzi. Allora mi viene richiesta una segnalazione oppure anche, e questo è molto interessante, un parere, diciamo, un parere professionale. Perché è interessante, dico, e perché mi onora? Perché quando qualcuno ti chiede cosa ne pensi, è perché fondamentalmente valuta la tua competenza superiore alla sua. Ora, ammettiamo che sia vero, può darsi, non sono più di primo pelo, ho la mia età, ho scritto tante cose. Io vorrei discutere di una certa etichetta fra scrittori, ok? Di un certo garbo professionale che possiamo corrisponderci. La cosa è questa. Quando, e spero di non rendermi antipatico, intendiamoci, ma anzi di chiarire una cosa che credo sia utile a tutti. Quando, diciamo, immaginiamo di essere in un laboratorio artigiano. Arriva un giovane e chiede all'artigiano in questione di valutare il suo lavoro. Interessante, bello. L'artigiano naturalmente deve interrompere il suo impegno del momento per dedicare il suo tempo al nuovo arrivato, a questo cadetto, diciamo così. Quindi il suo tempo viene comunque deviato, dirottato e anche naturalmente i suoi profitti, perché l'artigiano lavora sprombattuto per ottenere un profitto. Così come l'artigiano della parola scritta. Ora, perché dovrebbe dirottare la sua attenzione dal proprio lavoro a quello di qualcun altro senza averne un profitto? In realtà le risposte ci sono. Una è sicuramente per spirito di corpo. Anche lui è stato un giovane aspirante e quindi capisce che è utile a tutti. Fare, come dire, fare squadra per aiutare i più giovani, perché a sua volta forse in passato è stato aiutato, oppure non lo è stato e quindi capisce quanto sia importante ricevere un sì invece che una porta in faccia. Quindi io, con un certo imbarazzo, devo dire, perché la verità è che non sono nessuno, quando ricevo richieste di questo genere, mi dico, ok, dai, vediamo se riesco a trovare il tempo. Sicuramente non sarà presto, e così avviso i miei interlocutori che la trafila potrebbe richiedere un bel po' di tempo. Ora, sono sempre qua che taglio. Ora, è importante specificare però che questo tipo di servizio in realtà di solito viene erogato dietro compenso. Perché? Perché lo scrittore ha poco tempo, ha pochi profitti e in qualche modo deve capitalizzare il suo tempo e le sue competenze. Ci sono diversi modi per farlo. Uno potrebbe essere che almeno chi richiede una consulenza, un parere, e quindi che io sospenda i miei progetti per dedicarmi ai suoi, sarebbe bello. Ecco, che queste persone almeno sarebbe forse normale che avessero già letto qualcosa di mio, che avessero speso i loro soldi, pochi in realtà, perché un ebook o un libro costa veramente poco, per farsi un'idea di chi io sia, di quale tipo di opinione potrei esprimere alla luce di come io scrivo e di quello che scrivo. Ok? Quindi ecco, questa è un po' la cosa che mi sento di dire a chi mi si rivolge con queste richieste, che io apprezzo perché significa che comunque mi sono conquistato un pizzico di stima, di fiducia, e vi ringrazio di questo. Perché io faccio video e scrivo per comunicare con le persone, quindi se le persone mi interpellano non è che mi dia fastidio, anzi.
Però questo lo chiederei, ecco, se tra di noi, ecco, tra di noi, se ci aiutiamo, se uno ti aiuta, in teoria tu dovresti almeno averlo aiutato nella misura in cui ti è possibile. È una cosa che sicuramente ti è possibile. Potrebbe non essere pagare centinaia di euro per una consulenza, ma di sicuro è comprare gli ebook, i libri di questo autore. E magari anche poi recensirli su Amazon, per esempio, che è una cortesia che aiuta moltissimo tutti gli scrittori a ottenere un posizionamento migliore all'interno della piattaforma e quindi avere più possibilità di vendita. Allora, in realtà è tutto molto semplice, è tutto molto buon senso. Interpello un artigiano per imparare qualcosa da lui, perché? Perché ho già visto le sue opere, perché ho già visto per esempio come lavora il legno, come costruisce i mobili, e quelli mi piacciono. Altrimenti, se, come dire, mi rivolgo a qualcuno per avere la sua opinione solo in seguito ad aver, solo dopo aver visto alcuni suoi video su YouTube, la cosa potrebbe essere pericolosa, ma soprattutto per chi mi si rivolge. Potrei essere anche il più grande cazzaro del mondo, uno che al massimo sa fare la marmellata, e forse male. Quindi io vi consiglio veramente questo. Se vogliamo aiutarci a vicenda, vogliamo leggerci, recensirci, promuoverci, purché ci sia del merito e non soltanto un favoritismo di riflesso. Benissimo. Ma facciamolo istituendo, come dire, dei costumi più equi, più rispettosi del lavoro gli uni degli altri e di quello che siamo, cioè insicuri, incerti, artisti, creativi, scribacchini che cavano a malapena qualche spicciolo dalla propria attività, soprattutto quella più artistica e più autoriale, e che quindi difficilmente possono smettere di scrivere, smettere di progettare, smettere di fare solo per dare un parere a chi magari in realtà non ci conosce affatto. E meglio, dico, conosciamoci e lavoriamo di concerto con un'altra ottica, come proprio come si faceva nei laboratori rinascimentali di una volta. Si va a bottega, si impara da qualcuno, ma cacchio, bisogna conoscerlo bene prima di cercare di entrare a bottega o anche soltanto di chiedere un'opinione. Ora, questa davvero non è un disco, non è un, vuole essere una reprimenda verso nessuno. Chiunque mi si rivolga per avere un'opinione, un consiglio, per sapere cosa ne penso, mi sta facendo un regalo perché mi sta dicendo: secondo me tu vali qualcosa. Grazie. Ma non fidatevi. Non fidatevi, potrei essere il più grande cazzaro. Leggete le mie cose. Per favore, se vi piacciono, recensitele. Se non vi piacciono, anche fate le vostre osservazioni, per carità. Sono su Amazon, costano pochissimo. Si può fare, ok? E questo vale sia per come dire, gli aspiranti scrittori, chi è alle prime armi, come anche per i professionisti, per chi ha già pubblicato diversi libri. Scambiarsi recensioni, leggersi a vicenda, è soltanto fico. Tutto qui. Beh, basta per questo, per quest'oggi con questa opera inutilmente, credo, moralizzatrice. Saluti a tutti. Ah, naturalmente qui sotto in descrizione ci sono i miei ebook per chi volesse scaricarli per pochi euro. Ciao a tutti.